Oggi siamo qua nella Manica Lunga, il locale che secondo me è uno dei più belli del castello per poter contenere opere d'arte, per fare delle mostre, fare degli allestimenti molto particolari. Ringrazio Cecilia Prete che mi ha proposto questa mostra, Rodolfo Soldi, che era il pittore delle maschere di carnevale. Ho detto, ma cosa c'è di meglio in questo periodo che non fare qualcosa che ci ricordasse il carnevale? Lo vedo anche un po' come un buon auspicio, come un momento di allegria, di felicità, di cose belle, ecco, diciamo, per uscire da questo momento veramente triste e brutto che ci ha accompagnato. Ormai sono 2 anni che viviamo con le mascherine, abbiamo passato dei lockdown, abbiamo passato dei momenti bruttissimi che spero non vengano più. Questi momenti hanno un po' toccato tutti noi, hanno toccato soprattutto i bambini, i giovani che sono rimasti, secondo me avranno un trauma al loro interno che se lo porteranno fino alla fine della loro vita. Però è passato, spero che sia finito, e con questa mostra allegra voglio un po' fare un augurio di buon auspicio e di buona continuazione a tutti voi, che veramente questo periodo di paura, questo periodo di tristezza, di solitudine sia finito. È molto bella la mostra, è allegra, è simpatica, l'ho dato un'occhiata velocemente. Principalmente da quello che ho capito qua ci sono le opere di Soldi, poi ci sono le opere di chi ha partecipato alla catalogazione delle opere di questo artista, che sono i tuoi allievi, gli allievi del CPA che seguono un percorso artistico insieme alla Cecilia. Quindi ringrazio lei, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, e ringrazio il Marco Garrione che è qua vicino a me, che è il presidente della Consulta alla Cultura, la Francesca che fa la fotoreporter, e lascio la parola alla Cecilia. Grazie, certo. Okay. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie, io ringrazio perché siete numerosi e in queste occasioni vedere così tanta gente è ancora più emozionante. E rispetto alle problematiche di questo periodo. E questa è un'occasione particolare che abbiamo cercato per fare vedere alla città una piccola selezione delle opere di Rodolfo Soldi. Rodolfo Soldi è un artista di Casale, era un autodidatta, e era un commerciante, quindi aveva una sua professione, ma ha sempre abbinato alla sua professione questa gioia per il dipingere. Per tutta la sua vita ha sempre continuato a fare il pittore, in città era molto conosciuto soprattutto per essere il pittore dei clown. Per questa occasione ho voluto fare una ricerca dedicata al soggetto del carnevale per partire con una serie di esposizioni dedicate a lui. Dedicata a lui perché sono stata contattata dalla famiglia Barberis lo scorso anno, così mi hanno chiesto un parere riferito alle opere che hanno trovato, e quindi io ringrazio Paolo perché mi ha chiesto, conoscendo il mio lavoro di insegnante ma soprattutto di curatrice di mostre. Avevo già dedicato al castello una mostra per un artista di Casale, Matilde Zia di Ricaldone, e anche in quel contesto avevo fatto una archiviazione delle sue opere. Anche in questo caso siamo partiti con una selezione di quello che abbiamo trovato, creando un vero e proprio archivio, sia cartaceo che digitale, e sono stata coadiuvata, aiutata dalle allieve dei miei corsi di pittura. Quest'anno il corso non è partito, ma abbiamo fatto dei progetti artistici e quindi ci siamo suddivisi in una equipe professionale, quindi chi era addetto alle fotografie, chi era addetto alla stesura dei testi critici, chi a prendere le dimensioni e a chi al restauro. Quindi ognuno di queste equipe aveva una sua mansione all'interno di questo progetto. Tra le opere il tema conduttore è sicuramente quello dei pagliacci, che l'ha reso famoso in Italia sicuramente, ma anche all'estero, perché aveva fatto anche qualche esposizione fuori, diciamo, dai nostri confini. L'idea è quella di farlo conoscere alla città, soprattutto per le generazioni, diciamo, nuove, e farlo riscoprire invece a chi lo conosceva. Molte persone mi hanno contattato dopo un articolo sul giornale, che ringrazio, e mi hanno chiesto di fare un'intervista, di
poter mostrare anche le opere che avevano loro, che avevano acquistato, quindi ci sono molti collezionisti in città delle sue opere ed è stato piacevole vedere questa risposta così attiva, così pronta da parte della città stessa. Ci saranno 3 o 4 esposizioni a lui dedicate nel corso del tempo. Volevo iniziare con quella del Carnevale perché rappresenta secondo me la sua personalità. È una persona gioviale, cordiale, simpatica, anche buffo nei suoi modi e quindi secondo me i colori vivaci delle sue opere e questi soggetti lo rispecchiano al meglio. E dopodiché seguirà una mostra, speriamo in primavera, poi vediamo anche la disponibilità degli spazi piuttosto che insomma, di collaborare con il territorio, una mostra dedicata ai paesaggi, perché aveva anche una produzione copiosa di paesaggi, anche se appunto era conosciuto più per il soggetto del clown. E poi in seguito sicuramente una retrospettiva che gli renda onore con le opere più importanti e quindi il tema del clown. Io ringrazio moltissimo gli eredi che hanno collaborato. Quindi volevo... Hai già detto tutto tu benissimo e hai fatto il quadro un po' di tutta la situazione che abbiamo trovato, perché anche noi ci siamo trovati con questa, così, in eredità tutti questi quadri che noi sapevamo che sfornava di continuo, ma non saremmo stati in grado di valorizzarne più di tanto il loro valore, ma quindi volevo ringraziare te, la tua scuola e tutte le persone che hanno fino ad ora e che continueranno a collaborare per questo progetto. Grazie davvero, perché non mi aspettavo di vedere una presentazione così e niente, mi fa piacere perché mio zio comunque aveva dedicato una vita così ai clown, ma comunque alla pittura in generale, e insomma tanti anni di lavoro così lasciati lì, ecco, mi fa piacere che ci sia un'iniziativa come questa a rendere omaggio, onore a una vita dedicata, insomma, la pittura, ecco, che era la sua, forse la sua prima passione, la seconda era il lavoro, ecco, diciamo così. Okay. Quindi grazie Cecilia. Grazie a lei. Allora, in mostra, grazie. Il percorso di visita si snoda in questo modo. E alle nostre spalle ci sono i soggetti delle maschere che richiamano un po' il soggetto delle incisioni dedicate alle maschere dell'arte classica, quindi delle maschere legate al tema del teatro, no? La commedia e il dramma, ed è anche un binomio che spesso si nota anche nei quadri dedicati al clown, quindi questo aspetto che sembra sorridente, ma c'è una malinconia, c'è anche una tristezza. E poi ci sono quindi il tema del soggetto della maschera nell'arte, quindi la simbologia della maschera e la figura del giullare, un po' che rispecchia la sua personalità. Poi ci sono qui il tema dei clown, però sempre vestiti un po' come se fosse carnevale, con le stelle filanti. Questo è il quadro che è stato scelto per la grafica della locandina. Poi abbiamo le maschere tipiche del carnevale di Casale, Giuppine e Catlinine. Siamo riusciti a trovare tra i suoi soggetti, come vedete, quella coppia rappresentano le maschere di Giuppine e Catlinine, quindi molto particolare. Durante la cenita delle opere era un quadro che ci aveva colpito molto perché era diverso dagli altri, non erano dei personaggi caricature come lui spesso faceva, di persone che conosceva, e non erano neanche dei pagliacci da circo normali, quindi grazie ai dettagli dell'abbigliamento sono riuscita ad avere questa intuizione che potessero essere le maschere dedicate alla città di Casale. Ringrazio molto Enzo Amice che ci ha prestato i vestiti, i costumi di scena che vengono utilizzati durante l'inaugurazione del carnevale della città. E purtroppo in questi anni non abbiamo potuto vedere i carri sfilare, di solito la sfilata dei carri era aperta dai personaggi con questi abiti, quindi ringrazio veramente per questa concessione. Poi abbiamo le maschere tipiche della commedia dell'arte italiana che ci portano in tutto il mondo per questa caratteristica, quindi la figura del Pierrot, la figura di Arlecchino e la figura di Pulcinella. Come potete vedere, ai quadri di Rodolfo Soldi che sono appese alle pareti fanno eco e fanno legame
i quadri realizzati dalle signore e delle artiste che ci hanno aiutato in questa catalogazione delle opere. E chiude la sezione la figura di Pinocchio, quindi il burattino tanto amato dagli italiani e non solo, e poi un eco alle mostre successive, che saranno la figura dei pagliacci tipici di Rodolfo. Io volevo avere qua vicino a me le artiste che hanno collaborato a questo progetto, quindi vorrei, se fosse possibile, essere raggiunta dagli iscritti al progetto che hanno catalogato le opere insieme a me, che fanno parte di questo progetto e hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra. Quindi mettetevi vicino, se ci siamo tutte. Sì. Volevo ringraziarle perché nel giro di pochissimi mesi abbiamo iniziato questo progetto a novembre e ci siamo coordinate per trovare questi lavori, misurarli, pulirli, ristrutturarli, facendo un restauro conservativo e cercando di dargli la maggiore luce possibile per poter realizzare questa catalogazione che è anche digitalizzata, quindi tutte le varie informazioni sono poi a disposizione in un futuro catalogo. Vi aspetto tutti in mostra, l'esposizione è aperta solo il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il 26 e 27 di febbraio e il 5 e 6 di marzo. Grazie, vi aspetto.